Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Prima di tutto vorrei scusarmi per l'audio di questo video perché non sarà dei migliori perché il microfono che ho usato non mi ha registrato benissimo la voce. E un'altra cosa è che mi voglio scusare ancora se in questo periodo non ci sono stati tanti video, ma sono stato in vacanza. Comunque da oggi prometto che ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 3 ci sarà un video. Adesso vi lascio appunto al video. Bella! But if you close your eyes, ragazzi, benvenuti qui sul canale. Oggi siamo finalmente sulla demo di FIFA 16. Ce l'ho fatta a portarvela, purtroppo ero in vacanza e non sono riuscito a portarvela prima di oggi. Finalmente ce l'ho fatta. Tra 6 giorni, tra 5 giorni esce FIFA 16 e oggi vi farò vedere la demo, anche se l'avrete già vista da milioni di posti, però io ve la porto lo stesso. E oggi andiamo a provare il Foot Draft. Andiamo a provare. Cos'è Foot Draft? Allora, intanto iniziamo con scegliere il modulo che ci dà FIFA. Allora, vediamo un po', io sceglierei un, non so, 4-3-2-1, sì, albero di Natale, dai. Perfetto, adesso dobbiamo scegliere il nostro capitano. Io come capitano sceglierei il grandissimo e inimitabile Touré. Touré perché è un mostro, cazzo. Poi dobbiamo scegliere tra altri 5 giocatori per tutti i ruoli e cercare di fare la migliore intesa possibile e la migliore squadra possibile. In questo caso sono già nella merda perché Yaya Touré è del Manchester City e della Costa d'Avorio, ma non c'è nessuno che gioca in BPL della Costa d'Avorio. Quindi cercheremo di fare un'ibrida sperando che venga qualcuno con Thiago della BBVA. Vediamo un po' se viene qualcuno della BBVA. Esatto, viene Torres che fa intesa piena con Thiago. ATS uno spagnolo. Abbiamo la Madonna, signori. Giocatore adattissimo, Neymar. Poi qualcun altro in attacco. Buon. Oh mio Dio. Oh mio Dio, Suarez. Se esce Messi, stacco il video. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. È un piacere. Grazie. Cioè, peggio cose, peggio cose. Ci è capitato Messi, Suarez, Neymar. Stai scherzando? Ma stiamo scherzando? Oh mio Dio, che culo di merda. Oh mio Dio. Ok, qua qualcuno che fa intesa con lo spagnolo assolutamente contrario. Vediamo un po', altro spagnolo tra Savic e Mustafi. Varane, assolutamente, cioè, peggio cosa, tutte spagnole. Vediamo un po', Mascherano, tutta spagnola. Spagnolo, non ci sarà lo spagnolo. E Carvajal, signori. Però Yaya Touré rompe un po' il cazzo lì. E non ci verrà il portiere. Spagnolo Ter Stegen, signori. Però io sceglierei Alves. Perché Alves mi piace un po' di più. Però Yaya Touré lì. Cici Modric, signori. Modric, signori. 100 di intesa, 85 valutazione. Un mostro sta squadra, cazzo. Un mostro. Un cazzo di mostro sta squadra. Se 87 attacco, 82 centrocampo, 80 difensori, 184 valutazione rosa. Mostro. Quindi, signori, noi ci vediamo in partita? A tra pochissimo. Bella. Ok, mi sono sbagliato. Dobbiamo scegliere la squadra con cui giocare. Allora, vediamo un po'. La squadra al nostro pari livello. Io sceglierei. Ok, draft FC Chelsea. In posizione di gioco, siamo in esperto. E iniziamo la partita. Iniziamo la partita. Gente, non possiamo perdere. Con Neymar, Messi, Suarez. È illegale se si perde. Eccoci in partita. Stadio Bernabeu. Draft FC Chelsea. Draft Foot. Partita Draft Foot. Quindi tutto è pronto. Si comincia. Ok. De Cristo. Vai Thiago subito. Grande per Messi. È partito. L'ha visto. Neymar. 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 1-0 al terzo minuto, signori. 1-0. Suarez, Neymar, non ci si può far niente. 1-0 dopo 3 minuti. Incredibile. Così, grande Neymar. Messi, incredibile, però sbaglia poi, attenzione. Non è rigore, grande arbitro. Modric, Messi. Messi, Messi scarta lui. Ma quanto sono più veloce di Messi? What the fuck? No, è possibile. È illegale. Di là, pallone filtrante. Neymar. Potrebbe scartarlo. Neymar lo salta. Neymar. Oh, la maglietta. Cazzo, Neymar. Neymar infermabile. Neymar. Finta di tiro. Oi. Cazzo, accadi almeno al rigore. No, Neymar del cazzo. Comunque, dalle prime impressioni di gioco, sto vedendo. Attenzione, però. Suarez. Ha visto Messi. Messi, cazzo.
cazzo devo, ti devo aspettare? Comunque, vi stavo dicendo, dalle prime aspettative di gioco ho visto che la giocabilità è moltissimo migliorata, si comandano molto meglio i giocatori, è molto più fluido e niente, si gioca molto meglio a parer mio. Attenzione però, Messi. Credo che ci sia comunque due bug, credo ci siano, da quel che ho sentito, ovvero il tiro a giro, tiro d'effetto e i cross. I cross dicono che sono molto precisi, almeno che, vabbè, se giocate contro il computer in modalità esperto è normale che comunque ve li intercettano. Ma dicono comunque che sia un po' più facile fare gol di cross. Praticamente come, diciamo, FIFA 14, che era facilissimo fare gol di testa. Diciamo che siamo lì, i cross sono molto più facili da fare. Comunque, calcio di punizione. Qui Ronaldo ci sta alla grandissima. Che cazzo dico che non c'ho Ronaldo? What the fuck? Allora Suarez, tutta potenza. Suarez, cazzo, fuori minchia. Comunque, come potete vedere in là, adesso ve l'inquadro, hanno messo anche lo spray per, praticamente dell'arbitro, per distanziare la barriera. Sì, un piccolo dettaglio, però senti, EA, non me ne frega un cazzo dello spray, detto proprio così, Cioè, vabbè che fa effetto, è più realistico, però potevi fartene anche a meno di mettere lo spray e specarti 5 ore di lavoro? Ma forse anche meno, vabbè. No, Hazard, no, è partito Hazard. Minchia in culo, Hazard, no. Li scarta tutti. Che cazzo è Hazard? Infermabile, no, no. Sì. Vabbè, hanno fatto una grandissima azione. Hanno fatto una grande azione. Ok, mi hanno fatto un gol della Madonna, va bene? Sì, il computer è più forte di me. Ma quello si sapeva già, ovviamente, che faccio cagare io a FIFA. William, non lo far passare, grande! Attenzione, Neymar. Gio filtrante. Pettiago. Messi, che cazzo? Messi, oddio! Messi! No, cazzo, la tirata centrale, dai Messi. Angola un pochino, dai cazzo. Oddio, Messi, scartalo. Messi, passaggio filtrante. No, cazzo, non ci è arrivato di pochissimo. L'ha presa però lui. Minchia, se parte la fine. Non lo fate passare. Fino al primo tempo. Fino al primo tempo, 1-1. Abbiamo dominato, però... lasciamo stare, perché FIFA è comunque FIFA come lo conoscete. Può succedere di tutto. Ok, dai cazzo. Porca puttana, mi hanno subito fermato. Minchia. Ho entrato di prepotenza. Tiago per Neymar. Neymar. Fede di tiro. Vede il portiere fuori dai pali. È un po' troppo bassa. Ho visto il portiere fuori dai pali. Ci volevo provare. Non lo fate passare. No. Ok, grandissimo Torres. Non è... cazzo! No! Prendigli... Madonna! Non gliela prendono, non riescono a prenderla. No! Grande anticipo! Sì, è buono! Parti Torres! Porca troia! Comunque, fatemi sapere se volete anche una specie di Road to Division 1 su FIFA 16. Anche se... anche se avendo un canale piccolo, diciamo, non può piacere a tutti FIFA 16. Anche perché questo canale è fondato su Minecraft, diciamo. Quindi, comunque, fatemi sapere Marone, che cool! Comunque, fatemi sapere qua sotto con un commento e un like, ovviamente, se volete una serie su FIFA 16. Fatemelo sapere e a 10 like ve la porterò, anche se questo video non ci arriverà mai 10 like. Comunque, ci abbiamo provato. No, merda, non ci ho pensato troppo. È solo. Oh cazzo, che culo. Uno si recupera. Cosa? Per fortuna non l'ha passata al centro. Mamma mia, comunque ragazzi, vediamo un po' se ci sono i supplementari. Sì, ci sono i supplementari, quindi continua la partita. Quindi, supplementari, raga. Comunque facciamo qualche cambio. No. Prendila. Oh, prendila. Ok, Modric. Messi, attenzione. Messi, porca puttana. A volte ci sta.
No. Che cazzo fa il sombrero? Ma sei imbecille! In area di rigore. Ma sei imbecille, è imbecille, non se ne viene. Comunque ne approfitto per dire anche una news importante riguardo la Bullcraft. Come sapevate, la Bullcraft doveva iniziare a metà settembre. Purtroppo non inizierà a metà settembre, inizierà un bel po' più tardi ancora da data da definire. Sicuramente entro fine ottobre, questo sicuramente. Però non lo sappiamo ancora, ve lo faremo comunque sapere in un vlog apposito. Comunque, calcio d'angolo per il Chelsea. Vediamo un po' cosa combina. Se fanno gol, vado via. Ok. Tutti. Sono tutti stanchi. Finito i tempi supplementari. Calci di rigore. E sarà un bel casino con livello esperto. Quindi, sì, vedremo un po'. Primo calcio di rigore. Batti Benzema. La tira a destra. La tira a destra. La tira a destra. Benzema. Uno. Di uno. Fatto. Dai, oh, pariamoglielo. E mi butta a sinistra. Mi butta a sinistra. Invece me l'ha tirato a destra. Vabbè. Dai, Modric. Minchia, no. Modric. 2 su 2. Moses, sto al centro. Sto al centro. Minchia, me l'ha tirato a destra. Cazzo. Messi. Dai, Messi, rifatti con il rigore. Messi. 3 su 3. E dai così, non ne sbagliamo uno, al momento ovviamente. Dai Alves, questa ripariamogliela, a destra! Ha tirato il pa... Gol? Ha fatto... What the fuck, che gol ha fatto? Turan è morto. Merda. Me l'ha parata. E vabbè. Che cazzo ha tirato? Rigore assurdo. Se magari il punteggio esce dai coglioni mi farebbe un piacere, grazie. Grande. Dobbiamo pararglielo per forza per vincere. Dobbiamo pararglielo per forza. A caso. A destra. L'ha sbagliato. Oddio. Dai Mascherano. De Cristo. Non è successo niente. Senti, non possiamo perdere con Neymar, Messi, Suarez. È illegale se si perde. No, dai, mi hanno buttato a destra, cazzo. Vabbè ragazzi, abbiamo perso malamente. Sì, abbiamo fatto una buona partita comunque. Abbiamo perso i rigori, ma ci sta, perché modalità esperto ai rigori, come sapete, è un po' difficile. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate di FIFA 16 e in particolare di FootDraft. Non so se vi porterò la modalità delle femmine, perché praticamente uscirà FIFA 16 tra pochissimo, ma io ve lo porterò appunto su FIFA 16 al completo. Quindi niente, per questo video è tutto, qua da Matangelo è tutto. Vi ricordo di passare dai canali in descrizione, dal canale della Q e dalla pagina di Facebook e di Twitter. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate e condividete il video. Bella!